Ciao ragazzi e bentornati su questo canale. E niente, sono ancora a casa, però, madonna che capelli, però sto per uscire per andare un po' in giro per Amburgo. Quindi pensavo vi porto con me, ci facciamo una bella giornata in giro. A dopo. Ragazzi, come vedete, questo è un quartiere un po' più alternativo, pieno zeppo di graffiti. Infatti cercherò di farveli vedere tutti perché sono bellissimi, cioè tutti impossibile, però molti di quelli che conosco sono bellissimi. E come avete visto, questo palazzo dietro di me c'ha tutti gli agganci per fare arrampicata, cosa che trovo veramente bella. Questo non è uno dei parchi, diciamo così, per bambini più bello di Amburgo, assolutamente no, perché appunto questo è un quartiere un po' più alternativo, un po' più semplice, un po' più meno lussuoso, meno sistemato, quindi appunto il parco per bambini è un po' più su questo stile. Se volete qualche altra volta vi faccio vedere tutti i parchi di Amburgo, che non sono tanti ma ce ne sono di veramente bellissimi, quindi per ora andiamo avanti. Ragazzi, come avete visto,
Questa costruzione così di mattoni rossi è una cosa molto tipica di Amburgo in generale. Luce, vite, ecco, bam, improvvisamente. In particolare delle città anseatiche, delle città portuali del nord. Quindi questo mattoncino rosso, di cui è fatto tra l'altro anche il mio palazzo, il palazzo in cui vivo io, diciamo così, lo vedrete molto spesso. Inoltre, quello che fanno i tedeschi molto molto spesso è riutilizzare questi vecchi palazzi, queste vecchie fabbriche, questi vecchi edifici di fabbriche, per farci bar, ristoranti, locali, ed è una cosa veramente figa. Tra l'altro anche per esempio la mia palestra, la palestra dove vado io, è all'interno di una vecchia fabbrica. Comunque, continuiamo. Eccoci, allora siamo arrivati all'acqua, siamo arrivati all'acqua, siamo arrivati vicino all'acqua. Stiamo facendo un giro della parte portuale di Amburgo perché lui non l'ha mai vista e io credo che sia impossibile questa cosa. Quindi siamo andati sulla Elbphilharmonie e adesso ci facciamo un giro lungo l'acqua e andiamo nella Speicherstadt, che è uno dei miei posti preferiti di Amburgo. È bellissima. Se venite, quello che io consiglio sempre è di andarci di sera, cioè quando è buio, perché illuminano i palazzi in un modo meraviglioso, quindi andateci.
Ciao ragazzi, allora con questo ultimo video vi saluto, la mia telecamera si spegnerà tra pochissimo. Sono con Fede e un'altra mia amica tedesca, andiamo a casa e portiamo Lucky fuori. Io spero che questo video vi sia piaciuto e niente, un bacio, ci vediamo la prossima volta, ciao!